Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Scusatemi per la qualità di questo video, scusatemi se mi trovo in una postazione differente dalla solita e scusatemi se ho anche un po' di raffreddore, ma purtroppo non è colpa mia. Luciano Spalletti è il nuovo allenatore dell'Inter. In seguito all'esonero di Stefano Pioli era fondamentale che l'Inter si mettesse alla ricerca di un allenatore competente che fosse in grado di farci tornare quantomeno a lottare per un posto in Europa League e in Champions, perché gli obiettivi dell'Inter da 5 anni ormai sono molto chiari, ovviamente sono quelli di tornare a competere per qualcosa di concreto, e ovviamente per tornare a competere per qualcosa di concreto bisogna passare per le vie dell'Europa, l'Europa League o addirittura la Champions League. In questa stagione siamo arrivati un punto sotto al Milan, non abbiamo avuto la possibilità neanche di accedere alle preliminari dell'Europa League, ma non importa perché la vita è lunga, come si suol dire. Luciano Spalletti secondo me è un allenatore molto competente, seppur non sia uno dei miei preferiti, l'ho scritto anche su Facebook stamattina, perché nel periodo in cui Roberto Mancini era seduto sulla nostra panchina, io l'ho spesso criticato Spalletti perché c'è stata una sorta di sfida fra il Mancio e Lucianone, però mi è sempre piaciuto, l'ho sempre stimato anche per il suo carisma, seppur si possa criticare dal punto di vista umano, ma io dal punto di vista calcistico alzo le mani, gli faccio solo tanti applausi, tanti complimenti anche per il grande lavoro svolto con la sua Roma nell'ultima stagione di campionato, nella quale è arrivato a pochi punti sotto la Juventus, ha vinto l'ultima gara contro i bianconeri nelle ultime gare di campionato e ha anche fatto sì che la Roma potesse lottare per un posto in Champions, che poi ha ottenuto direttamente, addirittura il secondo, che potesse lottare anche per la vittoria del campionato. E devo dire che sono appunto molto contento, scusa, sta maglia è una cosa incredibile, molto contento dell'arrivo di Spalletti, un allenatore che ha avuto anche esperienze estere come quella in Russia, lo Zenit San Pietroburgo, squadra attualmente allenata da Roberto Mancini. Tra l'altro, io mi auguro che Spalletti possa fare bene da noi, possa dare il massimo, perché sono convinto che lo farà. Queste sono le mie opinioni, speriamo bene, speriamo che dopo questi tanti anni in cui stiamo soffrendo come dei cani bastonati, scusatemi il paragone, si possa tornare a vincere qualcosa e a competere, perché ci siamo veramente rotti le scatole di essere sempre lì sotto ed essere sottomessi dalle grandi, che poi alla fine noi siamo una delle grandi squadre d'Italia e d'Europa, ma squadre come Lazio, Napoli, Roma ci superano sempre. Lasciate un bel mi piace a questo video, commentate con le vostre opinioni personali, iscrivetevi al canale se non l'avete ovviamente ancora fatto. Noi ci vediamo in un prossimo video, scusatemi. Sempre comunque Forza Inter, benvenuto Lucianone Spalletti all'Inter. Mi raccomando, forza ragazzi, forza Inter. Ciao a tutti.